Buonasera, buonasera. No, noi iniziamo sempre così, lo sapete. C'ho anche la mascherina. Chi ci guarda sa che il nostro inizio è sempre, come si dice, basato sulle distanze di sicurezza. E le mascherine. Sì, che adesso però ce le siamo tolte perché siamo in un posto ampio con le finestre aperte. Certo. Buonasera, benvenuti ai nostri ospiti. Fabio Pizzul, buonasera. Buonasera. Capogruppo Partito Democratico in Regione. Silvia Scurati, consigliere regionale Lega, bentornata anche grazie, a lei. Grazie, buonasera a tutti. E collegata vedo l'assessore Claudia Terzi, assessore ai trasporti. Buonasera, assessore. Buonasera, buonasera. Questa, abbiamo due della Lega, Due della Lega e... Meno male che non c'è la par condicio, se no rischiavamo la sanzione. Pensa, c'è anche Salvini dietro di te. Pericolo, soprattutto. Certo, c'è anche Salvini dietro di me. Sì, dietro di me, nell'inquadratura dietro di me c'è pure Salvini. Dati. Poi c'è un Berlusconi arrabbiato, mamma mia. Sì, Berlusconi. E poi parleremo anche di Albertini a Milano, quindi magari vediamo perché forse è arrabbiato. Più arrabbiato Albertini. Allora, è ufficiale, da lunedì siamo in zona gialla e questo comporterà, l'abbiamo detto tante volte ma lo ribadiamo, ristoranti e bar aperti all'aperto, aprono anche i musei, quindi in qualche modo, e la scuola soprattutto, di cui parleremo tra poco, con delle percentuali. Sì, mettiamolo via. Con delle percentuali che saranno decise di volta in volta in base alla capienza dei trasporti e delle aule, si tornerà in presenza. Quindi lunedì sicuramente torniamo un po' a vivere, assessore. Sei d'accordo come definizione? Sì, con qualche preoccupazione lato ovviamente trasporti, ma assolutamente sì. Voglio vedere per ora, per questi minuti, il bicchiere mezzo pieno, cioè l'idea che comunque si torni verso la vita un po' più normale, che ormai ci siamo dimenticati, non so voi. Ma a me, io faccio quasi fatica a ricordare quando si usciva senza problemi la sera, si andava a trovare i parenti, gli amici. Non so voi, insomma, ormai ce lo siamo dimenticati. Settembre, più o meno. Mi sembra. Che però avevamo le maschere. Vabbè, anche adesso ce l'avremo. Sì, ce l'avremo ancora per un po'. Quello, allora, facciamo così, vediamo il servizio che ha preparato Michele Lanati, che spiega un po' il punto dei trasporti, perché sappiamo che le regioni si sono arrabbiate abbastanza con il governo, perché il governo ha chiesto una capienza scolastica molto alta, superiore a quella che le regioni potevano in qualche modo garantire. Vediamo i servizi, oggi hanno parlato sia Giana di ATM sia Ferrovie Nord, abbiamo qui l'assessore trasporti, quindi facciamo poi il punto, ma prima il servizio di Michele Lanati. Massimo sforzo possibile in campo nel tentativo di far fronte all'aumento da lunedì dei passeggeri sui mezzi pubblici in Lombardia. A Milano è stata potenziata la metropolitana, con 8 treni in più pari al 10% del totale e un algoritmo che consente gli ingressi scaglionati e di conseguenza il rispetto del 50% della capienza. I mezzi in superficie beneficeranno invece di un incremento intorno al 15%, con 20 navette in più a disposizione delle scuole e un aumento di una trentina di mezzi sulle linee con più passeggeri. In questo caso, quando viene raggiunto il limite del 50%, l'autista deve invitare le persone a scendere e nel caso non ci fosse la collaborazione dei passeggeri, il mezzo si ferma in attesa delle forze dell'ordine. In giro per la città ci saranno 400 addetti, 100 dei quali steward, per la gestione dei flussi nelle zone più critiche. ATM ha dunque messo in campo una serie di iniziative per far fronte al prevedibile aumento della richiesta, ma qualche preoccupazione rimane. Non possiamo, come dire, non sottolineare con forza che il 50% è un limite molto basso se traguardiamo un ritorno alla normalità. È un limite che rischia di non essere compatibile con quello. Si è mossa anche Trenord, con un potenziamento del servizio che prevede 2100 treni al giorno in circolazione e 180 bus. Anche in questo caso però il sistema può reggere fino ad un certo punto. Col 50% di capacità noi abbiamo oggi un'offerta che riesce a portare al massimo 550-600.000 persone. Oggi siamo circa 350. Dovesse crescere la domanda, abbiamo esattamente il problema del potenziale sovraffollamento. Allora, 50% è molto, molto difficile, no, assessore, pensare di poter riempire le classi per come pretende il governo. Cosa dici? Non Aspetta, ecco, vai, vai, prego. Vai, vai. Ah, ok, no, dicevo, ai tavoli prefettizi a cui ho partecipato ho sentito la preoccupazione non solo del mondo dei trasporti, ma anche e soprattutto della scuola. Erano i dirigenti delle varie, insomma, delle varie scuole, i vari rappresentanti dei dirigenti scolastici che evidenziavano la difficoltà anche di reperire spazi idonei all'interno delle classi, evidenziando ovviamente il fatto che, insomma,
è abbastanza sotto gli occhi di tutti che gli assembramenti o comunque la vicinanza per protratta per tanto tempo presso le scuole sia rivelata nel tempo un elemento di criticità. Questo con l'aggiunta ovviamente della questione del tasso di riempimento, che è rimasto invariato da tanti mesi, da tante settimane. Adesso il governo avrebbe preteso sin dall'inizio di autorizzare insomma la didattica in presenza per la totalità degli studenti. Insomma, abbiamo cercato tutte le regioni senza distinzione di far capire che il 100% nel 50 ci sta con qualche difficoltà, considerando che non c'è per i prossimi giorni, non ci sarà da considerare solo la scuola, perché quella comunque ha dei numeri definiti, in qualche modo con lo scaglionamento ci si poteva gestire non il 100% ma una buona percentuale vicina al 100%. Il problema vero, o l'elemento positivo se la vogliamo guardare dall'altro punto di vista, è che ovviamente ripartiranno anche tante altre attività. Le grandi aziende milanesi hanno dichiarato che continueranno a lavorare almeno fino a settembre, ma penso fino alla fine dell'anno, molto con lo smart working, ma ci sono tantissime altre attività che dovrebbero ripartire, che peseranno sul sistema del trasporto pubblico. Quindi c'è l'elemento di crisi della scuola e dei numeri della scuola, ma altrettanto di crisi, ma è anche perché meno controllabile, è ovviamente l'elemento della vita normale, che ovviamente riprenderà. Pensate solo alle attività commerciali, a quanto questa cosa possa impattare sul TPL. Nei mesi passati, se vi ricordate, lo saprà bene Pizzul, il sindaco Sala aveva emesso un'ordinanza che chiedeva e insomma spingeva soprattutto gli esercizi commerciali ad aprire ad un'ora almeno successiva a quella che era l'ora di punta classica, proprio per diluire nel tempo, in particolare l'ora di punta mattutina. Certo. Assessore, proprio su questo infatti, però vedevo l'ingresso scolastico sarà diviso tra le 8 e le 9 e poi cioè, una fascia tra le 8 e l'altra le 9 e mezza. I negozi aprono tutti dopo le 10, quindi sulla carta è tutto scaglionato. Certo che poi sui mezzi sarà un po' complicato, no? Anche perché dipende uno da dove viene, e quindi il problema che di arrivare alle 10 per essere, cioè tu non, ovviamente se devi aprire il negozio alle 10 ci arrivi un attimo prima. Non ci sono solo ovviamente i negozi, ci sono un sacco di uffici. Milano è sempre stata, per fortuna dico io, attrattiva di una grande mobilità, quindi ci aspettiamo che riprenda anche quella. Ovviamente non possiamo pensare a quello che veniva definito il turismo business, cioè le famose, i congressi, le fiere eccetera, quello è tutto congelato ancora per qualche tempo. Ma devo dire che la mobilità l'abbiamo vista nelle settimane passate, nei mesi tipo di settembre-ottobre, non appena è stata data la possibilità alla gente, adesso dopo un anno ancora di più, ovviamente la gente ha iniziato proprio a muoversi, anche solo per muoversi. Ma già in questi giorni si muovevano di più. Certo. Cioè, Milano... Sì, basta andare in giro. Sì, sembra già gialla Milano, se non fosse che non ti puoi sedere al bar, però per il movimento che c'è, io oggi non facevo fatica a trovare parcheggio, che non succedeva. Guardate, mai, no? Non succedeva da mesi. Esatto, è per questo che per esempio Gianna, che è il direttore di ATM, e lo stesso Piuri come ovviamente amministratore di Trenord, hanno invitato tutti, per chi ha la possibilità di farlo, a evitare l'utilizzo dei mezzi nell'ora di punta. Sostanzialmente chiediamo a tutti un po' di responsabilità anche in questo caso, e lasciare i mezzi a chi necessariamente deve prenderli in quelle ore. Se uno deve scegliere quando muoversi, la possibilità lo faccia dopo le 9, le 9 e mezza, perché questa cosa mette in sicurezza ovviamente tutti, anche perché rischiamo di dover applicare la famosa norma per cui arrivate al 50% la gente rimane non due, sai. Creando poi sì, assembramento alle fermate, che non è certo una cosa bella. Jacopo? Nemmeno quella. No, che poi alla fine guardo Pizzul perché siamo sulla stessa, come dire, direttrice di sguardo, però in realtà dice l'assessore: sconsigliamo l'utilizzo dei mezzi in quegli orari. Sì, però a quel punto si utilizzano le macchine e a quel punto c'è tutta la problematica della mobilità area C, area B e area B no, no, area, B area no. C soprattutto, no. E quindi tante problematiche ancora da gestire, o no? Sì, è vero, teniamo conto del fatto che abbiamo un mese e mezzo di scuola, che è chiaro che sarà un periodo abbastanza critico, bisogna stringere davvero i denti e essere molto responsabili in questo mese e mezzo. Qual è il tema? Se si fosse aspettato ancora per la scuola in presenza sarebbe stato quasi inutile, poi, perché l'anno scolastico va verso la fine. E non era meglio eventualmente farlo finire, visto che manca un mese e mezzo, visto che abbiamo tutte queste problematiche? No, è una domanda fatta da Jacopo Casoni, magari se la fa qualcun altro. Soprattutto degli studenti delle superiori. Io ho un figlio che quest'anno ha avuto la sfortuna di essere in prima superiore.
superiore. Vi assicuro che è stata davvero un disastro. Una cosa pesante. Poi per carità si adattano a tutto questi nostri ragazzi, però almeno provare a dargli quest'ultimo mese, non al 100% ma anche al 70%. Già adesso, guardate, queste due settimane fatte al 50% per loro sono state una boccata d'ossigeno. Sono rifioriti molti ragazzi che hanno avuto grossi problemi. Certo, è un mese molto molto delicato. Io però devo dire che per quanto riguarda la città di Milano, su alcune direttrici, quelle che arrivano che si attestano in capolinea delle metropolitane verso l'interno, ci sono da ormai tre mesi, da quando si sono riaperte le scuole, anche se a singhiozzo, da gennaio ci sono i bus di complemento, che in questi mesi di 50% non sono mai stati particolarmente utilizzati. Mi auguro che saranno utilizzati e questi potranno essere un polmone interessante. Tra l'altro sono stati anche un grande aiuto per le aziende di trasporto private, gli autonoleggi dei bus, che guardate sono davvero molto molto in difficoltà, e quindi è un modo anche per aiutare questi autotrasportatori privati. Poi sarà dura. Noi abbiamo spinto, per quanto ovviamente si può fare, sapete, poi questo è un servizio pubblico, quindi è regolato anche da quelle che sono le norme dei contratti pubblici, però abbiamo fatto di tutto, lo sapete, anche una delibera che stabiliva esattamente quali fossero le caratteristiche, anche i criteri, anche economici, proprio per evitare anche, come posso dire, una concorrenza sleale in un momento di difficoltà tra queste aziende. Sappiamo che non hanno potuto comunque lavorare tutte, qualcuna ha lavorato, insomma, non lo so, per darvi un numero, noi abbiamo 4.620 previste corse in più al giorno adesso in termini di pullman su tutta la Lombardia, ovviamente. O meglio, le abbiamo messe, fino ad oggi sono fatte 4.620 corse, che voleva dire 516 mezzi al giorno, di cui 330 quasi NCC, quindi insomma qualcosina abbiamo mosso anche in questo senso, e considerando un periodo in cui per esempio le scuole erano chiuse o andavano a singhiozzo, insomma erano organizzate in maniera diversa. Adesso ovviamente in questo mese e poco più, insomma andranno a maggior ragione saranno così organizzate, perché questo è ovviamente un elemento che dà un po' di respiro al sistema. Però comprenderete bene che insomma non puoi sostituire un treno con dei pullman, seppur quelli da Gran Turismo, non puoi sostituire la metropolitana con i numeri della metropolitana con i pullman, perché avete idea di quanti pullman dovremmo mettere in fila in centro Milano, caserebbe Milano anche solo tre fermate. Assessore, puoi stare lì ancora due minuti, mandiamo due minuti di pubblicità, certo. Poi torniamo, facciamo intervenire anche Silvia, così abbiamo la doppia voce della Lega, ma perché io poi ho una preoccupazione. Noi adesso qua ci stiamo occupando della funzionalità, di come si muoveranno i mezzi, di come i ragazzi andranno a scuola, ma io ho sempre la stessa paura, non è che a questo punto poi salgono di nuovo i contagi, perché anche con le scuole aperte al 50%, con i ragazzi più piccoli, sono arrivati l'ATS... ha dato dei dati che ci fanno capire che il contagio sale, quindi la mia preoccupazione, classi in quarantena, bambini in quarantena, quindi la mia preoccupazione è quella. Dopo la pubblicità parliamo anche di quello, tra poco. Vedo non solo piscina qua, ciao ragazze, vi state divertendo? Sì, moltissimo. Relax in piscina, adesso nell'idromassaggio, fantastico, attorniato dal verde. Non potremmo chiedere di meglio, sia per ragazzi della nostra età, sia per famiglie con bambini. Noi siamo qua già da un mesetto e devo dirti che insomma è molto bello. Poi tra l'altro è un bel ambiente, ci sono belle passeggiate da fare, la piscina. Innanzitutto sono case belle, comunque con tutti i comfort, curate bene. E poi c'è una bella montagna, ci sono tante passeggiate da fare, i bambini si divertono. Avete comunque un'assistenza 24 ore su 24? Assolutamente sì. Hanno messo anche le bici elettriche, riusciamo a fare anche delle pedalate. Ottimo. Lo consigliereste quindi ad amici, parenti? Sì, assolutamente. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovrimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it.
Scegli anche tu Ford Interauto per l'acquisto della tua prossima vettura usata, Ford o delle migliori marche del mercato. Seguimi. Ford Fiesta Diesel 1500 TDSI, 85 cavalli, allestimento Plus, immatricolata nel 2018, con soli 19.400 km a 11.900 euro, con clima, sensori di parcheggio e fendinebbia. E da Interauto nelle sedi di Monza, Liscate e Melegnano fino al 30 aprile in omaggio, il secondo anno di garanzia su tutte le vetture usate. E se finanzi un importo di almeno 8.000 euro per minimo 3 anni, gli anni di garanzia diventano 3. Siamo arrivati alla telepromozione della primavera. Si ha voglia di rinnovare la casa, ma soprattutto si ha voglia di riposare bene. La parola materasso, a cosa vi fa pensare? Al dormire, al riposo. Materasso uguale salute, materasso uguale stare meglio. E la soluzione è solo una, la Mondoflex. Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene. Materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro, ci vogliono anni e anni di esperienza. Approfittate delle nostre promozioni, al benessere non si rinuncia. Venite alla Mondoflex, troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni. Venite alla Mondoflex perché il miglior risparmio è la qualità. Vi aspetto! Allora, siamo di nuovo qui in studio insieme, sempre collegati con l'assessore Terzi. Il mio timore è che con le scuole aperte, con i mezzi pieni così per al 50%, non insomma non al 100%, però che risalgano i contagi. Volevo sentire anche il parere di Silvia Scurati. Sì, allora il traguardo della zona gialla è sicuramente un traguardo importantissimo, insomma l'auspicavamo un punto di adesso, bisogna mantenerla e fare in modo che con responsabilità si possa evitare che la curva salga di nuovo. Il tema delle scuole, sicuramente l'ideale era mantenere ovviamente una presenza almeno al 50% per dare, concordo con il collega Pizzol, una parvenza di socialità comunque soprattutto ai ragazzi più grandi. Però nel contempo i numeri poi sono ben monitorati, anche gli afflussi sui mezzi pubblici davano un significato sul fatto che il 50% effettivamente rendeva i mezzi meno imballati possibile, quindi effettivamente questa formula funzionava. I presidi... Quindi se avessi deciso tu avresti lasciato i ragazzi al 50%? Almeno mantenuto. Poi comprendo invece i presidi la necessità di avere il 100% per le classi quinte che devono affrontare la maturità. Quello sicuramente magari una necessità anche didattica. Cioè tu avresti detto le maturità le lasciamo al 100%, le altre tutte al 50%, non al 60% o 70%. Ma per vedere solamente mandando al 100% le classi quinte, vabbè, qual è l'impatto sull'utilizzo dei mezzi pubblici, anche perché ha ragione l'assessore Terzi, il problema è che non ci sono solamente le scuole, che è un calcolo preciso, salvo quarantene che stanno ogni tanto purtroppo ancora scoppiando in alcune classi, che vuol dire immobilizzare l'intera classe. Però c'è tutto il problema dell'afflusso, senso positivo problema, dei commercianti, di chi apre l'attività e di chi può mantenerla aperta fino a una certa ora. E il problema, e qua lancio un po' il sasso soprattutto al collega del Partito Democratico, è sperare che anche a Milano l'area C, anche questa, venga assolutamente spesa. Ma per ora non spesa, perché adesso... questo vuol dire che molti si riverseranno anche a utilizzare comunque le auto. Allora tanto vale vedere almeno all'inizio com'è l'impatto con la ripresa di una socialità, e anche qua concordo con l'assessore, che deve essere un po' riconquistata, ma anche a livello credo proprio umano, perché sì, penso che ci si debba un attimino poi... Sì, ma non siamo ancora fuori pericolo, se non voglio tirarla. No. Però io ricordo che la Sardegna era bianca ed è tornata rossa, certo. Quindi non è che siccome lunedì, ho capito, ma non è che non siccome lunedì diventiamo gialli a lei, non è così. Maggior ragione. Assessore, tu cosa avresti fatto per appunto la presenza nelle scuole? Tu che percentuale avresti decisa avendo il polso della situazione dei mezzi? Ma guarda, io sarei stata tranquilla con un prime e quinte in presenza, che era comunque legato appunto anche... Sì, legate soprattutto a chi ha bisogno di fare le prime per evidenti motivi e le quinte altrettanto, perché poi si avvicinano agli esami. Sulle altre il 50% teneva un buon equilibrio, ecco. Se avessi, dovendo pensare di venire incontro alle esigenze dei ragazzi, e li comprendo assolutamente, comprendo anche quello che diceva Pizzo, insomma ce lo siamo detti tante volte, ecco, se proprio per andare a concentrarci prime e quinte, quelle si poteva pensare in presenza. Vi dico che in senso assoluto in Lombardia adesso i piani che vengono avanti sono su Milano del 70%,
100%, tranne le quinte al 100% fino a fine maggio, e il resto 75% per il semplice fatto che già da gennaio avevamo con i tavoli prefettizi predisposto questi due tipi di piani, uno al 50% e uno al 75%, quindi nella difficoltà di farlo in poco tempo si è mandato in onda e si manderà in onda un piano che prevede il 75% delle classi degli studenti in presenza, fatto salve le quarantene che, come sapete, insomma, soprattutto a Milano nelle settimane scorse sono aumentate tantissimo, perché e ci saranno ancora dappertutto. Ci saranno ancora. Comunque guardate che se voi fate un calcolo, il calcolo è sulla singola scuola, se voi fate il calcolo, presenza prima, presenza quinta, seconda, terza, quarta, il 50 arrivi al 75. Come plesso, dice. Come plesso. Un po' meno. Però guardate che alla fine ragioneranno molto così. Cioè la media. È la media di plesso che devi garantire, non sì, non la singola classe. Non ce l'hanno mai raccontata così. No, ma alla fine puoi fare quella. I dirigenti devono garantire il fatto di avere un afflusso al 75%. E poi giostri tra una classe e l'altra, tra una scuola e l'altra. Dicevi, assessore? Permettete solo un flash. Il prefetto Saccone, per esempio, ha evidenziato fortemente, ha richiesto fortemente ai dirigenti di essere prima di tutto sicuri di poter garantire i protocolli di sicurezza. Quindi gli ha detto: guardate, noi non stiamo ad impiccarci sul 70, il 68, il 72%. L'importante è che voi facciate tornare i ragazzi solo quando siete sicuri di poter garantire loro la permanenza in classe sicura. Però, assessore, non è che per dare una sicurezza in più, penso sempre all'aspetto del contagio, non è che sarebbe una buona norma rendere obbligatorio sui mezzi pubblici l'uso della FFP2? Perché già quello, secondo me, sarebbe una protezione in più, perché ormai l'abbiamo capito tutti che la chirurgica protegge gli altri ma non protegge me. Quindi se siamo in tutti e due con la chirurgica, se passa uno che starnuti, non lo so, sono meno sicura. Io con la FFP2 sono più sicura. Perché non ci avete pensato? Beh, perché questo generalmente è un'imposizione, così come quella della chirurgica, che deriva da una normativa statale, ma è un dettaglio, nel senso che a noi hanno spiegato che il passaggio del virus può avvenire, anzi la possibilità maggiore è quella del contatto con il sistema e i sedili, piuttosto che, non è tanto il parlarci, tant'è che per esempio il 50% prevede la preferenza nello stare seduti, quindi tu devi riempire al 50% il mezzo, ma preferendo, o meglio, con l'indicazione di occupare prima i posti seduti. Quindi il fatto di stare vicini con la mascherina, anche la chirurgica, non è considerato anche dal CTS un elemento assessore, te lo dico perché oggi è venerdì. Lunedì ci siamo collegati con un epidemiologo, il professor Lavecchia dell'Università Statale di Milano, che non è proprio l'ultimo arrivato, che ha ribadito che il problema è l'aerosol e non è la superficie. Poi qua io non capisco più. Un'altra cosa da dire è che a maggio, cioè adesso fino aprile e maggio, l'altra cosa che devono fare le scuole è tenere le finestre aperte. Spalancate. Vabbè, ma quello perché ma noi non stiamo parlando dei mezzi pubblici. No, ma anche i mezzi pubblici c'è un ricambio di aria che deve essere determinato. Stai più lontano. Più teniamo le finestre aperte, anche a scuola, più riduciamo il rischio. Stai più lontano. Già adesso, faccio da schermo, Presidente. No, perché gli dico di star lontano. I NAS in Regione Lombardia non hanno rilevato alcun tipo di violazione. Cioè, tutti i controlli che hanno fatto nelle settimane passate, se vi ricordate, l'hanno detto anche a livello nazionale, insomma la Regione Lombardia non ha avuto una contestazione, che sia uno che non dipende da regione, dipende dalle agenzie e dalle aziende che sono molto serie. Sto dicendo che se io tocco una superficie col virus, ormai lo so che non mi devo toccare la faccia. Mentre se mi tossisce uno vicino, non è colpa mia. Ma quello non dipende da te, toccare il regione. Persone, sì, sedile e mettere le dita negli giustamente occhi, da casa. Mi perdoni. Tutto fa. Sì, no, ok. Tutto fa. Io vi leggo poi solo dobbiamo quello chiudere, che è arrivato da casa. Parlando di mezzi pubblici, FFP2, chirurgica, tutti che parlavano di giustamente qualcuno scrive: c'è dov'è gente che indossa mascherine di stoffa che non servono a niente, sostanzialmente. Bravo. Infatti sono quelle famose che vi do io la mascherina che è lavabile n milioni di volte. Ci sono anche le FFP2 colorate in tinta di moda. Li abbiamo mandati al così. Sì. Così noi non alla... siamo così stilose come l'Adriana. Però vi dico che nei provvedimenti nazionali è da
da molto prescritto che sia almeno chirurgica la mascherina, quindi con quale di stoffa non si potrebbe andare in giro. Brava. Ma no, oppure che ci vanno, puoi mettere la chirurgica e sopra, esatto, quello sopra vuoi, fai la stilosa, quella più rilaginata. No? Se volete fare le stilose, però sotto mettete... Esatto. Di fare le stilose. Se no, comprate le FP2 anche colorate, ormai le vendono veramente a niente, ci sono anche sui siti senza fare senza fare pubblicità, ve le portano a casa, mettetevi le FP2. Va bene, questo è il mio appello personale. Va bene, brava. Va bene, grazie assessore, grazie per essere stata con noi, a presto, buon lavoro, in bocca al lupo per lunedì. Ciao assessore. Eh sì, sì. Grazie. Arrivederci. Va bene, allora adesso facciamo così, mandiamo la fascia, poi chiediamo al virologo, cioè al professor Pregliasco, questa mia idea di girare sui mezzi con l'FP2, di renderlo obbligatorio. Dovevamo suggerirlo. Ma lui lo sapeva già. Sì, ma non, in Italia, in Germania che le hanno rese obbligatorie, vero? Non è che me lo sono inventata. No, è vero, è vero. In Germania è obbligatorio sui mezzi pubblici. Vabbè che in Germania stanno peggiorando, anche lì c'è un'ondata. Io direi che prendere esempio la Germania non è che porta molta fortuna, vero? Sono pochi esempi. Guarda, da prendere. Tutti avessero la chirurgia che costa anche meno, lo capiamo, perché comunque... Poi respiri anche di più. No, basta non avere se tutti l'avessero. No, e poi basta magari tenere il naso sotto e non sopra, cioè tutta una serie, e poi magari cambiarsela. Non metterla se la per 10 giorni, qualche ecco. Ora va buttata. Ci sono anche va quegli buttata. Aspetti, sì, cambiarla volevo dire buttarla, certo. La cambi, ne metti una e poi la rimetti, sì. Il giorno che poi giustamente qualcuno ti suggerisce tu dici FFP2 eccetera, e qualcuno scrive sì, però un FFP2 per un anziano su un mezzo pubblico d'estate respira più. Lo so. Non è poi così vero. Gli anziani sono quasi tutti vaccinati. Però è un po' più di fatica rispetto a una chirurgica. Sì, è vero. Sei seduto sul mezzo pubblico. Dopo, stai fermo, dici. Quando esci? Sì, però adesso, gli anziani, quasi gli ottantenni, sono quasi tutti vaccinati. Adesso cerchiamo. Va bene, dai, pubblicità, poi parliamo con Pregliasco. Chiediamo a lui. Scegli anche tu Ford Interauto per l'acquisto della tua prossima vettura usata, Ford o delle migliori marche del mercato. Seguimi. Ford EcoSport Diesel 1500 TDCi 95 cavalli, allestimento Plus, immatricolata nel 2017 con 47.000 km a 12.900 euro con garanzia Ford Protect fino a marzo 2024. E da Interauto nelle sedi di Monza, Liscate e Melegnano fino al 30 aprile in omaggio, il secondo anno di garanzia su tutte le vetture usate. E se finanzi un importo di almeno 8.000 euro per minimo 3 anni, gli anni di garanzia diventano 3. Benvenuti al gruppo Fassina, un assortimento unico e una disponibilità incredibile di veicoli che vi permetterà di scegliere la vostra nuova vettura tra decine di modelli, colorazioni e motorizzazioni, tutti esposti in un unico, grande e moderno salone. Per la tua nuova auto fai la scelta giusta, scegli Fassina. L'attesa è finita, nuova Land Rover Defender 90 è arrivata. Sono Luca Fagnani e vi aspetto qui in JB Cars, proprio nel cuore di Monza, per farvela scoprire. Nuove motorizzazioni 6 cilindri mild hybrid e con Freedom Plus può essere tua con 12.000 euro di anticipo, 36 rate da 370 euro e tra 3 anni la ricompriamo al 59% del valore d'acquisto. Scopri tutte le nostre offerte su jbcars.it. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Chimoto, vendita e assistenza moto a Paderno Dugnano. Chimoto è concessionario ufficiale Aprilia, Moto Guzzi, Fantic Motor e Malaguti. Eccellenze italiane per soddisfare la tua voglia di moto. E per la mobilità urbana da Chimoto trovi l'intera gamma scooter, Piaggio, Vespa, New, novità 100% elettrica. Promozioni, offerte per moto usato, finanziamenti personalizzati, officine e magazzino ricambi. Sono solo alcuni esempi dei servizi che trovi da Chimoto. Chimoto, da oltre 30 anni, è passione per le due ruote. Ti aspetto!
elettrica. Rieccoci. Allora, la vaccinazione in Lombardia sta andando speditissima, siamo quella che sta vaccinando di più, da fanalino di coda siamo diventati bravissimi. Non eravamo mai fanalino di coda. Vabbè, adesso no, cominciamo con le polemiche. Una percentuale. E nel frattempo, certo, è arrivato anche Johnson & Johnson al Niguarda, quindi la macchina si sta velocizzando. È collegato con noi il professor Fabrizio Pregliasco, buonasera. Eccoci qua, buonasera a tutti, un piacere essere di nuovo con voi. Allora, prima di parlare di vaccini, la zona gialla di lunedì, cosa ti spaventa della zona gialla di lunedì? Mi spaventa un liberi tutti, perché si sa, questo sistema a colori è servito a mitigare la velocità con cui la malattia si è diffusa. È chiaro che è un sistema che ha tutti i suoi difetti, però quando si va verso i colori più chiari si apre il rubinetto dei contatti, aprendo il rubinetto dei contatti si aumenta la probabilità di infezioni. Quindi, come diciamo che Fontana stesso ha detto, è determinante una responsabilizzazione. Se tutti vorremo colmare le carenze di contatti, di visite, di pranzi, cene o quant'altro, cene non ancora, ma almeno viaggi tra conoscenti, tutti insieme, tutti velocemente, rischiamo un rigurgito, perché queste aperture sono un rischio che farà pagare un prezzo. Io ritengo e spero che il prezzo pagato in termini di salute non sia troppo elevato, perché sicuramente dobbiamo aprire, e mi rendo conto che la politica ha dovuto fare in un senso positivo, cioè di una politica con la P che si prende delle responsabilità, tenere in conto delle situazioni varie, economiche, sociali, certo, la crisi, quindi qualche modo prendersi una grande responsabilità, però con rischio di rigurgito nel numero di nuovi di casi. Senti, a Bergamo il sindaco Gori ha deciso di vietare, proprio per come quello che dicevi tu, per tamponare liberi tutto, la vendita e il consumo di bevande di asporto dalle 7 di sera. Questo vuol dire evitare che si creino i bivacchi, no? In strada, no? Nei parchi, dei ragazzi con le bevande che bevono. Bellissima, che dalle 19 alle 7. Alle 7 del mattino, sì. Peccato che in teoria dopo... C'è il coprifuoco, in teoria. Non puoi più vendere, però vabbè, lasciamo. Comunque, sì, bastava dire dalle 19 alle 22 forse, però. Tu la vedi un'idea interessante o cosa ne pensi? Ma io sono stato abbastanza sberlottato in diverse occasioni pubbliche, proprio perché sono un po' un rigorista. Sei un rigorista come me. E in qualche modo appunto c'è in questo momento una voglia di uscire, e ci sta, e comprendo tutte le iniziative, le esigenze della ristorazione, perché finire alle 22 va bene forse a Bolzano, dove spesso vado e dove l'abitudine alla cena è molto anticipata, e quindi sicuramente è qualcosa che, raccontato così, soprattutto considerando che in una prima fase si diceva fino a luglio, è chiaro che anche a me sembrava un po' strano. Io credo e spero che si tratti solo di una partenza in positivo, e che ci porti rapidamente invece a un'apertura definitiva, perché il rischio oggettivo c'è, ma è inutile nasconderlo, di una eccessiva liberalità che potrebbe esserci nell'immediato, e che può rovinare invece quello che interessa a tutti: un'estate di lavoro, di traffico, di turismo, che dobbiamo sicuramente preservare. E questo, secondo me, con grande buonsenso, senza, ritengo, necessità di estremizzazione. Senti, passiamo ai vaccini, perché ci stavamo confrontando io e lui, perché dopo ovviamente parliamo anche di Novegro, che è sotto la vostra ala, e dove è stato appunto Jacopo. Però ti volevo chiedere, adesso che è arrivato Johnson & Johnson solo a Niguarda, ma coprirà tutti i centri vaccinali, presumo tra poco, no? Come sarà distribuito Johnson & Johnson? Sarà dura. Questo appunto non ho la contezza diretta della gestione, ma sicuramente diventerà un elemento importante per la quota di vaccinazione, e soprattutto vedo importante in quelle applicazioni per il territorio, per quello che è il raggiungimento di persone magari difficilmente contattabili e dove non è facile pianificare una seconda dose. Ci vedo questo come un utilizzo importante dal punto di vista della
delle sue caratteristiche appunto legate al fatto di essere sostanzialmente sola, monodose e facilmente trasportabile in un frigorifero. Però il Johnson & Johnson, come l'AstraZeneca, no, sono quelli che hanno avuto lo stop, c'è qualche dubbio per le donne giovani, per le donne che prendono la pillola. Questo comporta secondo te il fatto che ci saranno ancora delle persone che vanno a vaccinarsi e poi hanno paura, dicono se c'è Johnson & Johnson non lo faccio? Cioè tu succede. Esatto, perché sta con AstraZeneca succedendo. Sta succedendo, non tantissimo, ma succede. Secondo te succederà anche con Johnson & Johnson? Beh, il rischio c'è, la comunicazione è stata devastante. Io ho visto appunto nel nostro centro vaccinale qui a Galeazzi, per ora aperto, addirittura delle persone che dovevano fare Pfizer e alla fine, cercando di convincerlo, ho detto: ma signora, lei non è giusto, perché ritengo che tutti i vaccini siano simili, ma il suo è destinato a fare Pfizer. Ma la paura è stata proprio più forte al momento in cui era già seduta sulla poltroncina dove stavamo per eseguire la vaccinazione. Quindi davvero una comunicazione cacofonica, un disastro a livello internazionale, europeo, dove EMA ancora stasera ha detto non ci sono indicazioni per un restringimento nel segmento di età nell'utilizzo, ma ovviamente per elementi precauzionali che sono anche questioni che dovrebbero venire incontro al cittadino, perché il fatto di dire sopra i 60 anni vuol dire garantire al massimo quella che è il rapporto rischio-beneficio. Il rischio è visto... Fabrizio, quindi tutti i minori di 60 anni non gli sarà somministrato né Johnson & Johnson né AstraZeneca, cioè non è un consiglio, è una certezza. L'utilizzo è preferenziale sopra i 60 anni, in alcune situazioni e con consenso informato le persone anche più giovani possono avere questi vaccini. Cioè io posso, quando toccherà a me, mi potranno dire... Ci sarebbe AstraZeneca, lo vuole? No, in realtà. Esatto. E io dico no. Non è esattamente così, eh. No, cosa vuol dire consenso informato? Cioè quando tocca a me, cosa può succedere? Al momento non è che arriva uno in un centro vaccinale alla carte. Io voglio fare Pfizer. E quello ti dice no, devi fare AstraZeneca, voglio capire. Tesoro. Cioè, non è, no, cioè, ma la mia domanda è, chi ha meno di 60 anni rischia di trovarsi AstraZeneca o no? E questa è la mia domanda, una domanda semplice. In questo momento l'aspetto gestionale lombardo e italiano è quello di dare appunto la preferenza e quindi l'indicazione agli ultra sessantenni di questo vaccino. Certo. Però è possibile usarlo, perché l'EMA nella sua definizione, nella scheda tecnica, c'è solo un utilizzo preferenziale. Solo preferenziale, qualcuno chiede, ma se, visto che non si può fare AstraZeneca e ci sono altri vaccini che poi hanno il limite di età, ma quelli sotto cosa faranno? Visto che al momento già c'è un problema di approvvigionamento di vaccini. Pfizer ce l'hanno. Moderna. Ce n'è una marea. Pfizer è moderna. Moderna negli vaccinali grossi ancora manco arrivata, cioè tanto per dirne una. Però cioè quelli sotto i 50 anni cosa faranno? Pfizer, Fabrizio, faranno Pfizer? Sostanzialmente sì, Pfizer è moderna. Quando arriverà a CureVac, un altro che ha sempre tecnologia mRNA, potrà essere utilizzato. Quindi io spero che, come è stato detto, ci sarà un arrivo di quote supplementari di vaccino, in particolare mRNA, che di fatto stanno prendendo piede. Purtroppo questa comunicazione micidiale che ha rovinato in prima il giudizio e la percezione di efficacia dei vaccini a vettore virale e poi la loro sicurezza è un destino temo crudele, però spero che si possa rinforzare invece la considerazione che si tratta di eventi assolutamente irrisori. Fumare vuol dire rischiare la trombosi 500 volte con maggior probabilità e molte persone continuano a fumare in modo del tutto gratuito. Il vaccino serve, evita una malattia. Un'altra cosa, chi sta facendo AstraZeneca, la copertura dal Covid dopo una dose di AstraZeneca quant'è? Perché la seconda dose si fa dopo 3-4 mesi, però appena fatta la prima dose quanto sei coperto? Perché in Inghilterra
hanno abbattuto i contagi con una dose sola di AstraZeneca. Tutti infatti, ma un recentissimo studio di questi giorni proprio sulla casistica inglese dimostra già una buona efficacia a 7 giorni e un'ottima efficacia a 21 giorni, quindi direi che il dato di efficacia è assolutamente confermato e riconfermato. C'erano variazioni rispetto alle infezioni più banali, ma sull'efficacia della riduzione delle forme gravi tutti i vaccini sono comparabili ed è questo quello che interessa. In questo momento davvero l'opportunità di vaccinarsi prima con un vaccino AstraZeneca piuttosto che dire aspetto il prossimo giro dove magari mi daranno qualcosa di più buono o ritenuto tale, no, è certo, veramente certo, sciocco rispetto al rischio che c'è adesso. 300 erotti morti in Italia anche oggi, no? Quindi ancora, una situazione di effettiva diffusione della malattia e di un rischio continuo a fronte di qualsiasi contatto interumano. Ma la copertura per quanto riguarda le varianti invece tra Pfizer e AstraZeneca è uguale o fa? È perché anche lì io leggevo, però ognuno dice la sua versione, che Pfizer copre di più sulle varianti. Questo è la tua tu cosa anche dici? Qui sono piccole variazioni percentuali, c'era qualche diciamo esigenza di approfondimento sempre per AstraZeneca, veramente sfortunato per la variante sudafricana, ma per la variante inglese, la variante brasiliana i dati sono assolutamente comparabili. Ok, ultima cosa, un signore di 59 anni mi ha scritto una mail, per quello te lo sto dicendo, ha chiesto di chiedere a uno dei nostri virologi, che da quando è bambino dice che non l'hanno mai vaccinato, perché la prima volta che l'hanno vaccinato in seconda elementare si era gonfiato tutto. Da quella volta lui ogni volta per passaparola diceva questa cosa e non l'hanno mai vaccinato, mai più fatto un vaccino nella sua vita. Allora adesso lui mi ha scritto, io non so cosa fare, lo devo fare il vaccino o no? Ho detto guardi, chiedo a Pregliasco. Evitiamo il passaparola un'altra volta. Mi sa, però, vabbè. No, perché lui dice, no, io siccome ha 59 anni, tra un po' potrà iscriversi, ma si iscrive o no? Non ha mai avuto... Non lo so, io mi rendo conto che ti chiedo una cosa, è molto empirica, però lui mi ha scritto la mail, quindi... No, è giusto, io dico che deve vaccinarsi, perché gli effetti più pesanti sono su shock anafilattico, non ci possono essere arrossamenti, problematiche che ci sono, ma per tanti motivi, e allergie anche a materiali, pelo di gatto, ma naturali, quindi o anche artificiali, ma io credo che in questo caso vada davvero la pena di vaccinarsi, presumibilmente magari scegliendo un centro vaccinale dove possa essere garantita un'osservazione magari più prolungata, perché questi eventi più pesanti di tipo shock anafilattico avvengono proprio nei primi momenti, massimo 30-40 minuti dalla somministrazione, il resto davvero e bisogna ricordare la trombosi non ha un collegamento con altre problematiche di trombosi perché hanno meccanismi assolutamente diversi, certo, questo è importante dirlo e per il signore io direi di vaccinarsi, semmai gli fanno il cortisone se gli viene la reazione allergica. Ma tra l'altro nei nuovi hub, tra cui quello che gestisce il gruppo San Donato a Novigro, sì, di cui parliamo tra poco, oltre alla shock room e quindi tutto molto, cioè, molto controllato, c'è una parte della sala d'attesa successiva alla somministrazione che è prolungata. E io quando sono stato lì ieri c'era una persona con allergia al pelo del gatto. Ah sì? Doveva fare 60 minuti l'hanno tenuta lì. Se questa è la più era disperata perché ferma lì un'ora, però in realtà c'è una meglio un'ora, c'è un controllo giusto, cioè importante. Te lo dicono se dicevo all'amico che ha scritto la mail, sì, glielo dicono se ci sono problemi. Lui deve spiegare qual è la sua situazione, si vaccina e lo tengono lui deve spiegare. Per passaparola non mi sono mai per passaparola è meglio che no, lui è così e mi ha detto ma non gli faccio mai un certificato, io non ho un certificato, no, non ho niente. Quando tu prenoti e compili la scheda devi dire allergico tu. Poi la fai vedere magari anche il tuo medico di base. Tu arrivi, ci sono, per esempio, sto parlando del lab di Trenno, ci sono almeno due persone infermieristiche che controllano, che addirittura poi ti fanno un altro colloquio. Quindi è veramente, cioè, se c'è un minimo sospetto, un minimo dubbio, non è che arrivi lì e ti fanno la vaccinazione, la prima fialetta che trovano. Ok, spero che il nostro amico, non mi ricordo come si chiama, ci stia guardando, se no poi gli rispondo poi alla mail. Poi se interista lo tengono un'ora e mezza, lo sappia. Due. Se interista, lo dico. Va bene, vai tu adesso su Novegro. Vado io subito su. No, con lui, non so. Ah, sì, no, io non c'ero. Io sono stato lì ieri, ma sono stato anche all'apertura di martedì, però sono stato anche ieri, ci sono le immagini che vediamo, è un centro enorme,
Devo dire che adesso, ieri è arrivata la notizia che il 25 aprile, giorno della liberazione, apre un centro che è quasi due volte quello qui di Novegro. Le Scintille? Sì, le Scintille, come, sì, come linee vaccinali. Però io devo dire, lo chiedo, poi sentiamo anche il responsabile del gruppo San Donato di questo centro vaccinale, ma chiedo anche a Pregliasco, è andato, devo dire, molto liscio, e rispetto a quello che vedevamo in Germania mesi fa, io ho visto che sembrava una cosa che noi non avremmo mai potuto fare. O meglio, sembrava del tipo, perché lo fanno loro e noi no, adesso lo stiamo facendo. Cioè, sono scene abbastanza simili, con i box, con tutto a rotta di collo, si entra, si vaccina, tutto in un quarto d'ora. Devo dire che non ci vuole, ci è voluto così tanto tempo, 4 mesi in più dei tedeschi per fare questa roba qua. Domanda. Ma i tedeschi sono occupati di vaccinazione. Di disponibilità di vaccini, perché stavamo già andando al trotto in Lombardia e ora possiamo andare al galoppo, speriamo appunto che le dosi vaccinali arrivano. L'esempio di Novegro mi sembra un bel esempio di collaborazione pubblico-privato, e la voglia del nostro gruppo, lo dico in termini appunto di operatore dell'Istituto Galeazzi, dove facevamo vaccinazione come in altri centri ospedalieri del gruppo, come San Donato e San Raffaele, San Siro e Clinica Sant'Ambrogio, abbiamo preferito l'efficienza, come Bertolaso ha suggerito, ma direi che ci sta, perché è l'idea appunto di hub molto grossi che permettono una, come dire, una catena di montaggio, pur nel rispetto appunto di tutte le procedure e le sicurezze del caso, per la grossa parte della vaccinazione. Poi complementarmente c'è l'esigenza delle strutture vaccinali, diciamo mobili, e in questo senso l'AMPAS, di cui sono presidente, contribuisce con i propri volontari a spostare, a portare, diciamo, a casa l'equipe vaccinali. Quindi davvero io credo che debba essere visto questo aspetto proprio come una collaborazione fra tutte le realtà della comunità, il pubblico in primis, il privato accreditato come quello del gruppo San Donato, che si è speso sin da subito anche curando una grande quota di pazienti, più di 11.000 persone nei vari ospedali del gruppo, e il volontariato, e quindi tutto, e le istituzioni locali. Quindi davvero una guerra che deve essere combattuta tutti insieme in un'ottica propositiva, perché questo è ciò che possiamo vedere in prospettiva. Il lockdown, come dicevamo prima, a un anno di distanza è in difficoltà oggettive, no? di attuazione, di mantenimento, però ora abbiamo solo questa necessità di uno shift fra il lockdown ancora per un pochino, con una progressione di apertura, e soprattutto la speranza di una velocità nell'esecuzione dei vaccini che ci permetterà di convivere molto meglio. È chiaro che, non sempre per essere menagramo, che il virus non se ne andrà via del tutto, bisognerà fare nel 22 le dosi di richiamo, presumibilmente almeno per gli anziani, per le persone a rischio, per le persone più esposte, un po' come la vaccinazione anti-influenzale. Però la convivenza e la compatibilità con una vita, diciamo, più normale, io credo che potremo averla in un tempo piuttosto limitato. Devi dire un'altra cosa su Novegro, se no gli voglio fare una domanda anch'io. No, fai. No, io volevo sapere invece l'ultima cosa, poi giuro che ti lascio andare. No, sugli siccome si sentono sempre di più di persone vaccinate che contraggono la malattia. Io vado sempre a cercare il pelo nell'uovo. Su questo a che punto siamo come percentuale? C'è uno studio fatto? Siamo a valori fatto veramente irrisori, lo sapevamo. Ok, questo è consolante. Vuol dire che funzionano i vaccini. No, perché questo vuol dire che il vaccino funziona. Certo. Assolutamente, i valori, cioè vediamo un risultato notevole in Italia e in Lombardia rispetto ai residenti nell'RSA e al personale sanitario, quindi cifre veramente di quasi azzeramento, e nel caso di positività soggetti che non hanno manifestazioni cliniche rilevanti, quindi valori dell'1-2% che sono nei margini di accettabilità dell'efficacia e previsti, che quindi ci confermano in realtà l'utilità e l'importanza della vaccinazione e di una realizzazione veloce della campagna vaccinale. Va bene, grazie professore. Non so se Fabio o Silvia vogliono farti qualche domanda, se no, lo congediamo. Lo lasciamo in pace. L'abbiamo grazie. Martoriato sono abbastanza. Lavoro, infatti, sono ancora... E si vede che. Si vede. Grazie, prof. A presto, buon lavoro, grazie ancora. Arrivederci, un saluto a tutti gli ascoltatori e chi è in studio.
Grazie. Allora, adesso c'è la fascia e poi continuiamo il nostro tour per Novegro. Sì, sì, perché è bello vederlo. Lui ha parlato di ANPAS e di vaccinazioni domiciliari, magari... Visto che sono arrivati alcuni messaggi, ne parliamo. Va bene, e poi dopo la notizia di questi giorni, ovvero i test salivari, perché i cosiddetti test con lecca-lecca, perché noi poi intervistiamo il sindaco di Bollate che li sta già facendo, quindi è vero che la regione Lombardia... Non so, io ci ho fatto una litigata sulla stampa. Col sindaco di Bollate? Ah, bene, fantastico. Ma no, perché contestava la zona rossa, diceva che non è... Vabbè, aspetta, non anticipare il motivo per cui... Tanto quelli... tra poco lo vedi. Esatto. Pubblicità, Novegro e poi Bollate con i test salivari, a tra poco. Siamo arrivati alla telepromozione della primavera. Si ha voglia di rinnovare la casa, ma soprattutto si ha voglia di riposare bene. La parola materasso, a cosa vi fa pensare? Al dormire, al riposo. Materasso uguale salute, materasso uguale stare meglio. E la soluzione è solo una, la Mondo Flex. Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene. Materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro, ci vogliono anni e anni di esperienza. Approfittate delle nostre promozioni, al benessere non si rinuncia. Venite alla Mondo Flex, troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni. Venite alla Mondo Flex perché il miglior risparmio è la qualità. Vi aspetto! Scegli anche tu Ford Interauto per l'acquisto della tua prossima vettura usata, Ford o delle migliori marche del mercato. Seguimi. Ford B-Max Diesel 1500 TDCi, 75 cavalli, allestimento Plus, immatricolata nel 2017, con soli 52.000 km a 9.400 euro, con clima e vernice metallizzata. E da Interauto nelle sedi di Monza, Liscate e Melegnano fino al 30 aprile in omaggio il secondo anno di garanzia su tutte le vetture usate. E se finanzi un importo di almeno 8.000 euro per minimo 3 anni, gli anni di garanzia diventano 3. Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito d'imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Agrate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Benvenuti da Messa, da sempre riferimento del marchio Renault e Dacia per Monza e Brianza. Da noi troverai auto nuove, usate, aziendali e chilometro zero. Inoltre offriamo assistenza e magazzino ricambi. Ti aspettiamo anche per un test drive in massima sicurezza. Le nostre concessionarie sono sempre aperte. Che prima. Allora, torniamo a parlare del centro vaccinale di Novegro. Sì. Sì, siamo stati lì, abbiamo sentito il dottor Pregliasco, possiamo sentire anche il responsabile del centro vaccinale, sempre del gruppo San Donato, e anche persone che sono andate a vaccinarsi lì e persone che lavorano lì, perché c'è una struttura che coinvolge tantissime persone, dalla protezione civile ad AVO, a volontari che sono sostanzialmente, non dico improvvisati, però sono volontari che hanno voglia di partecipare a questa grande sfida vaccinale. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto e poi parliamo, perché questo è l'inizio di un'altra epoca, secondo me, nella sfida vaccinale. Sentiamo. Stiamo facendo tanto, ma stiamo ancora crescendo come numeri, e questo in relazione alla programmazione regionale. Tra l'altro la programmazione regionale ci aveva chiesto 30 linee e noi ne abbiamo allestite 40, questo per renderci disponibili anche a esigenze di spingere ancora di più sulla campagna di vaccinazione. Oggi faremo 1.600 persone, più o meno,
quindi abbiamo attivato 14 linee, quindi non siamo ancora a pieno regime, ma questo dipende appunto dalla programmazione. Come gruppo San Donato abbiamo, come dire, concentrato la nostra progettazione su questo grande hub vaccinale che è stato curato nei particolari, anche per cercare di rendere non solo fluente il percorso del cittadino ma anche sicuro. Quindi abbiamo un'organizzazione sanitaria, medica e infermieristica molto molto robusta. Oggi è l'esordio di AstraZeneca sostanzialmente. Molti parlavano della questione vaccinale anche rispetto alle problematiche che sono sorte rispetto ad alcuni sieri. Può secondo lei creare delle difficoltà anche nella rapidità di somministrazione, il fatto che qualcuno possa dire io non voglio fare AstraZeneca? Non abbiamo, a questo momento non ci sono problemi particolari per la vaccinazione con AstraZeneca. Sono rimasto impressionato perché l'organizzazione è veramente importante, velocissimo, e tutti molto gentili, molto disposti ad aiutare, per cui sono rimasto veramente impressionato. Sono tutti contenti, vedo che anche le persone sono molto contente, assistite bene, gli infermieri e i medici sono dei tesori. Noi facciamo giorno e notte, però siamo in tanti, ci diamo una mano e ci fa piacere fare questa cosa, sì sì. Allora, primo giorno martedì un migliaio, poi 1.600 il secondo giorno, ieri 1.900, cioè vanno a rotta di collo. Poi è arrivata AstraZeneca ieri. Sì, ma 1.900 dilettanti in confronto a Palazzo delle Scintille, 10.000. Ma Scintille non ancora aperto? Cominciano dopo, questi almeno hanno cominciato. No, aspetta, no, però leggi il messaggio che abbiamo ricevuto. Scintille, i numeri, no? Palazzo delle Scintille apre dopo domani a City Life, questo, e sarà un centro pazzesco. Questo, bello, questo domani 24, cioè domani sabato, ha l'appuntamento. Cioè questo apre domenica il centro e lui ha l'appuntamento il 24. Bisogna vedere se domenica è l'inaugurazione. No, magari funziona. Aspetterà qualche ora. Comunque sì, si presenta, sta lì 24 ore e poi prima o poi ti vaccina. Se è arrivata la prenotazione magari domani iniziano e poi il 25 fanno come succede in tanti altri. Comunque vedi, però non è l'unico, ragazzi, perché forse ha ragione, anzi non forse, ormai mi par di capire che ha ragione. Cioè ce n'è un altro? Sì, perché c'è un altro, sì, che scrive: io ho prenotato la vaccinazione per mia suocera, appuntamento domani pomeriggio. Giusto. Al Palazzo delle Scintille, per cui vuol dire che questo. Com'è che domani. Tutti state dicendo? Esatto. No, probabilmente c'è l'inaugurazione. Devono fare dei test. Perché il 25 aprile era bello inaugurare, esatto, però certo. Cominciano già il 25. No, non dire quella cosa, no, perché Fabio ha detto una battuta che in questo. No, ha detto fanno degli esperimenti domani. No, non dire così, che sono. Ma no, dei test organizzativi, non dei test. Non vanno più, già. La suocera è in fuga, non si sa dove la troviamo. Tutte le suocere domani porteranno tutte, okay. Se dici così. Sì, comunque un centro vaccinale dove anche lì ci sarà la shock room, cioè sì, sarà... Sì, sì. Beh, abbiamo visto le immagini, certo. A parte la grandezza del centro, là è anche più importante. Poi ecco dove vai giovedì prossimo. È un'estrema razza, non è che portano tutti in shock room. No, però non succede, certo, mai. Certo. No, ma uno, certo, si deve sentire sicuro che, sì, c'è una struttura che lo può tutelare. Sì, assolutamente. Guardate che poi l'osservazione viene fatta per tutti. Sì. Sono procedure di estrema cautela, okay, e sicurezza. E se avete una controindicazione, quando c'è il foglio con l'anamnesi, non vi fanno il vaccino. Cioè, se c'è il minimo rischio, non ve ne inoculano il vaccino. Allora, confesso. Dobbiamo passare, sì, a vassallo. Sì, però confesso al volo, ieri è successo questo, volevano fare una AstraZeneca a qualcuno che doveva fare Pfizer, l'hanno gestita, hanno fatto arrivare Pfizer in... Ah, l'hanno fatto arrivare? Sì, hanno fatto arrivare, sì, Pfizer, hanno fatto lì? Pfizer. Sì, hanno visto. Ah beh, allora, cioè, va bene. C'è questa è la prova. Un inghippo, ma lo risolvono, cioè, ma non pensate che il messaggio è tutti gli hub di norma hanno a disposizione tutti i tipi di vaccino, perché altrimenti perché compili la scheda? O se non ce l'hanno te lo fanno arrivare. Lì adesso quindi state hanno tranquillo, AstraZeneca non è che e Pfizer. Moderna, sì, ancora non però c'è, nel caso, però arriverà. Cui... Poi sotto banco qualcuno ha anche Sputnik, non ve lo dico. Ma non capisco. Dai, adesso andiamo a bollate, basta battute. Andiamo a bollate dove sono già stati sperimentati test salivari che diventeranno di routine in Regione Lombardia, per la prima regione in Italia che lo farà, proprio per testare la positività anche dei bambini, dei ragazzini a scuola. Tra poco. L'attesa è finita, nuova Land Rover Defender 90 è arrivata. Sono Luca Fagnani e vi aspetto qui in JB Cars, proprio nel cuore di Monza, per farvela scoprire. Nuove motorizzazioni 6 cilindri mild hybrid e con Freedom Plus può essere tua con 12.000 euro di anticipo, 36 rate da 370 euro e tra 3 anni la ricompriamo al 59% del valore d'acquisto. Scopri tutte le nostre offerte su jbcars.it.
Vedo non solo piscina qua. Ciao ragazze, vi state divertendo? Sì, moltissimo. Relax? Relax in piscina, adesso nell'idromassaggio, fantastico, attorniato dal verde. Non potremmo chiedere di meglio, sia per ragazzi della nostra età, sia per famiglie con bambini. Noi siamo qua già da un mesetto e devo dirti che insomma è molto bello. Poi tra l'altro è un bel ambiente, ci sono belle passeggiate da fare, la piscina. Innanzitutto sono case belle, comunque con tutti i comfort, curate bene. E poi c'è una bella montagna, ci sono tante passeggiate da fare, i bambini si divertono. Avete comunque un'assistenza 24 ore su 24? Assolutamente sì. Hanno messo anche le bici elettriche, riusciamo a fare anche delle pedalate. Oh. Ottimo. Lo consigliereste quindi ad amici, parenti? Sì, sì, assolutamente. Scegli anche tu Ford Interauto per l'acquisto della tua prossima vettura usata. Ford o delle migliori marche del mercato. Seguimi. Ford B-Max Diesel 1500 TDCi, 75 cavalli, allestimento Plus, immatricolata nel 2017, con soli 52.000 km a 9.400 euro, con clima e vernice metallizzata. E da Interauto nelle sedi di Monza, Liscate e Melegnano fino al 30 aprile in omaggio il secondo anno di garanzia su tutte le vetture usate. E se finanzi un importo di almeno 8.000 euro per minimo 3 anni, gli anni di garanzia diventano 3. Il racconto del Covid tocca molti aspetti della nostra vita. La malattia, la paura dell'infezione, le mancate diagnosi e cure causate dall'emergenza sanitaria. A Sei in Salute noi lo raccontiamo ogni settimana grazie all'aiuto degli esperti. Sei in Salute ogni lunedì sera alle 23 e ogni domenica alle 13.30, solo su Telenova. Vi aspettiamo. Verde. ATS, muovile. Allora, rieccoci, buoni. Parlavamo di test salivari velocissimi, che sono quelli e meno invasivi, che sono i cosiddetti lecca-lecca, di cui ha parlato anche il presidente Fontana due giorni fa, no? Perché sì, verranno normalizzati nella regione Lombardia nel mese di maggio. Ma c'è un comune in provincia di Milano dove sono già stati usati. Dal 12 di aprile abbiamo già i primi risultati e abbiamo collegato il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, buonasera, che torna nostro ospite. Buonasera. E ci racconta com'è andata questa esperienza. Ce l'hai uno stecchino per farci vedere come è fatto? Eccolo qua. Questo è il cosiddetto lecca-lecca. Tampone salivare molecolare, che è un lecca-lecca, sostanzialmente viene consegnato ad ogni alunno, perché noi abbiamo fatto lo screening nelle scuole, in questo momento elementari e medie, a breve le superiori. Contiene una provetta, si svita, in cima c'è il tampone di cotone, lo si mette in bocca per un minuto e mezzo, lo si insaliva per bene, dopodiché lo si richiude, si mette su il nominativo e lo si inserisce in questo sacchetto che viene poi dopo consegnato ai laboratori per l'analisi. Molto semplice, non invasivo. Che si può fare tranquillamente a casa e non ha bisogno soprattutto di assistenza sanitaria. E il risultato dopo quanto tempo arriva? Il risultato è esattamente come i test molecolari da laboratorio, in 24-36 ore. Ok, quindi non è immediato come appunto il rapido, che è quello che nello stesso momento fino nel naso, ma ce l'ha in 10 minuti, però è più attendibile, quindi è attendibile come il molecolare, questo sì. Che stai dicendo? Assolutamente, okay. Sì, il test antigenico rapido non ha un'attendibilità tanto quanto il molecolare salivare, che ha un'attendibilità uguale se non superiore al test nasofaringeo che conosciamo tutti quanti. Allora, tu ci puoi già anticipare che cosa è venuto fuori dallo screening scolastico che avete fatto? Sì, noi abbiamo fatto due fasi. La prima fase è iniziato con il rientro a scuola delle classi elementari della prima media 10 giorni fa. E abbiamo somministrato in classe il tampone salivare. Il primo problema, il primo ostacolo è superare la parte burocratica, quindi il consenso da parte dei genitori, perché ci troviamo con dei minori. Eravamo un po' timorosi, avevamo una platea potenziale di circa 2.300 persone, hanno aderito in 2.060, quindi sono numeri importantissimi, siamo più che soddisfatti. In quella prima fase sono saltati fuori 12 positivi, di cui due positivi pieni confermati dal test molecolare, perché poi
al salivare in questo momento deve seguire per forza una conferma con un test molecolare nasofaringeo e 10 debolmente positivi. I debolmente positivi sono quelle persone che potrebbero essere o in una fase finale o in una fase iniziale del virus, quindi a distanza di qualche giorno si può ripetere il test salivare che può confermare la piena positività oppure il fatto che non si è contratto nessun tipo di virus e si è finito un percorso. Ieri invece abbiamo iniziato con le seconde e terze medie e abbiamo somministrato il tampone salivare e alle elementari che avevano già partecipato allo screening, ai ragazzi della prima media e anche ai ragazzi della seconda e terza media, abbiamo somministrato anche il test sierologico, cioè con il test molecolare salivare noi abbiamo una fotografia del presente, quante persone sono in questo momento asintomatiche e portatrici del virus. Sì. Con il test sierologico invece andiamo a vedere qual è la storia della popolazione scolastica bollatese per capire quanti hanno contratto il virus. Questo l'abbiamo fatto ieri, hanno partecipato anche in questo caso circa 2000 persone tra le elementari e le tre scuole medie. I test salivari hanno avuto l'esito oggi, hanno individuato 5 positivi, un positivo pieno che è stato già avvisato da ATS e dal pediatra di libera scelta di recarsi a fare il tampone molecolare nasofaringeo domani, e 4 positivi deboli a cui ripeteremo la somministrazione del test salivare lunedì, facciamo passare 48 ore, mentre invece il risultato del test sierologico avverrà a cura dei laboratori dell'Ast Fate Bene Fratel entro 7-10 giorni e sarà disponibile direttamente sul fascicolo sanitario elettronico. Ma senti, poi dopo lascio anche la parola agli altri. L'idea è venuta, cioè perché bollate non Segrate? Cioè che cosa porta? No, dico Segrate perché c'è il mio collega, il mio compare del venerdì che vive a Segrate e scrive anche sui giornali Segrate. Cioè che cosa vi ha portato a fare questa sperimentazione? Allora, il primo problema è che noi siamo stati una delle prime zone rosse in Italia e le prime in Lombardia intorno alla metà di febbraio. Il secondo è che il focolaio è scoppiato in una scuola materna e poi si è propagato alle altre scuole dello stesso istituto comprensivo e lì ATS ha attivato uno screening in cui è emerso che si trattava di variante inglese, credo anche in questo caso purtroppo uno dei primi casi di variante inglese in Italia diagnosticati. La terza considerazione è che entro la metà di marzo il nostro personale scolastico, docente e non docente, era già stato vaccinato, quindi ho incrociato questa notizia sul web di un comune in provincia di Siena, Piancastagnaio, che aveva fatto a gennaio questa sperimentazione con i laboratori dell'Università Statale di Milano. Ho fatto due chiacchiere con il sindaco, un simpaticissimo toscanaccio, mi ha spiegato un po' qual era l'iter, mi ha dato i contatti, ho preso contatti con la professoressa Borghi del team dell'universitario del professor Zuccotti e da lì è nata questa collaborazione. Quindi diciamo che era la necessità di mettere in campo un qualcosa di concreto, una sorveglianza sanitaria attiva per andare a immaginare un rientro a scuola il più sicuro possibile. Il più sicuro possibile. Professor Zuccotti che sarà ospite nostro venerdì prossimo proprio per spiegare, perché è lui no, che poi ha preso il contatto con Fontana per Silvia Scurati, quindi quello che farà la Regione Lombardia l'hanno anticipato in qualche modo. Certo, poi ogni comune può fare iniziative spot, so che è costata circa 36.000 euro contribuenti di bollate, però questo non entra in merito delle scelte dell'amministrazione. Poi bisogna vedere in che modo le iniziative spot vengono utilizzate e poi vanno. Beh, perché dici spot? È stata utile per analisi? Ad oggi il comune Bollate rispetto ad altri comuni come Senago e Garbagnata ha comunque ancora un'incidenza purtroppo di casi e ciò conferma ancora una volta che la decisione di Regione Lombardia di istituire le fasce rosse anche nel comune Bollate è stata una decisione più che corretta, perché infatti solo quello ha consentito in un momento oltretutto difficile anche in altri comuni che sono stati sottoposti a zona rossa di ridurre i contagi, altrimenti probabilmente avremmo raccontato anche situazioni molto più drammatiche. Regione Lombardia finalmente ha fatto richiesta da gennaio al Ministero di avere l'ok per i test salivari, è stato a quanto pare concesso e quindi
verrà effettuato, questo senza gravare sulle tasche appunto, dei singoli comuni, ma verrà fatto. Cioè tu dici loro se lo sono pagati e quindi... Sì, però ripeto, poi dipende come diventa, come si utilizzano i dati, perché questi chiaramente devono essere integrati con tutto il sistema sanitario. Ben venga la decisione di regione, è la prima regione in Italia a fare uno screening su tutta la regione Lombardia, su tutte le scuole. Poi aggiungiamoci anche l'altro protocollo, questo lo do anche come comunicazione di servizio per la fascia dei 14-19 anni, per le farmacie che aderiscono, di effettuare anche qua i tamponi presso le farmacie per tutti i ragazzi che frequentano. Mi raccontavano oggi, quindi me lo raccontava una mia collega. Una serie di iniziative che possono chiaramente dare una visione completa, quindi sì. Al di là poi delle singole iniziative. No, certo, ma per noi è importante. Oggi sentivo che ci sono delle farmacie che fanno i tamponi gratis ai ragazzini proprio per fare sì, questo screening. C'è stato un po' di caos. No, c'è la delibera di giunta. No, spiega perché. Un po' di caos perché? Perché c'è una delibera di giunta del 15 febbraio. Esatto. La quale, 15 febbraio. Sì. La quale stabiliva che dovevano essere fatte delle convenzioni con le farmacie. Convenzioni per le quali ci si è impiegato un po', ma ci si è arrivati. Beh, ad esempio, certo. il 23 aprile. Provincia. Magari sai, nel frattempo mettere la macchina vaccinale. No, per carità, però dico. Ieri sera ha cominciato a girare un messaggio sul web che sui social, sarà una fake, però sui social che diceva esattamente quella cosa lì. Tamponi gratis due al mese nelle La TS Lombarda permette agli studenti dei 14-19 anni di fare due tamponi gratuiti al mese. Del genere quello... ATS Lombarda non esiste. Vabbè, poi sai perché ATS... aspetta, però scusate, siccome abbiamo il sindaco collegato, coinvolgiamo anche lui, perché se no lui se ne va a mangiarsi una pizza. La notizia che ci sono le comunque convenzioni fatta... è vero. E anche autorevoli esponenti hanno detto sì è vero ieri sera, dopodiché sono da voi esponenti. Da voi lo fanno a bollate nelle vostre farmacie, sindaco? No, ma io ho ricevuto diversi messaggi da diverse famiglie che mi segnalavano questa cosa, come diceva Fabio Pizzul. È una mezza falsa notizia, nel senso che uno, ATS Lombardia non esiste, due, il tampone salivare gratuito viene indicato da ATS che ti manda un codice e solo per la popolazione che è entrata in contatto da almeno 5 giorni con qualche elemento positivo può andare a farne due al mese gratuitamente con il codice che gli viene indicato da ATS. Non è proprio come è stata raccontata. Quindi o come è girata la notizia, possono per cui andare così a caso. Però la comunicazione dei canali ufficiali, diciamo sempre, va seguita. Quindi la comunicazione di Regione Lombardia non chi si diverte a fare le fake news o a stravolgere. Però allora diamo l'informazione. Esatto, Regione Lombardia si diverte, anzi poi volevo fare anche una precisazione rispetto a quello che ha detto la consigliera Scurati. Al momento quello che si è ottenuto giustamente è stato di avere l'equiparazione del tampone salivare molecolare al tampone nasofaringeo. Questa è una vittoria assolutamente, perché ce lo siamo detti, la semplicità. Il secondo passaggio, che ancora non è stato messo a punto, o almeno non mi risulta dalle dichiarazioni del Presidente Fontana, è rendere questo strumento gratuito, utilizzabile nelle scuole. Credo che manchi questo pezzo ancora. Quindi ad oggi possiamo dire che con tanta buona volontà le risorse messe a disposizione, se tutti dovessero partecipare, perché io ho circa 5.500 persone del mondo scolastico, tra operatori scolastici e studenti delle scuole elementari, medie e superiori, io metto a disposizione una somma vicina ai 75.000 euro per fare tutto lo screening. Poi ovviamente essendo volontario, e questo è anche l'altro limite, possono partecipare il 50, 60, 70. Ad oggi abbiamo avuto adesioni vicine al 90%. Scusami, ripeto, sindaco, allora non ho capito una cosa. Quindi questi test lecca-lecca non si sa se saranno gratuiti? No, non diamo informazioni. No, io non ho capito. Poi ciascuno faccia il proprio mestiere. La Regione Lombardia ha finalmente avuto l'ok per fare i test. Aspetta, non parlate tutti insieme. Fai parlare prima lui che è collegato. Aspetta. Sono abbastanza informato perché ho seguito tutte le vicende. Da gennaio Regione ha chiesto al CTS di esprimersi sulla validità del testo salivare molecolare equiparandolo ad un test nasofaringeo. Al momento non hanno avuto nessuna risposta. La notizia è che il presidente qualche giorno fa in una videoconferenza
con le regioni, e a domanda precisa da parte del presidente Fontana ha detto: se i test vengono utilizzati nei paesi del G7 li equipariamo anche noi. Questa è la vittoria, cioè avere equiparato il test salivare, il nostro lecca lecca tanto per capirci, sì, come efficacia riconosciuta al test nasofaringeo. E questo è importante perché evita che alla positività del test salivare debba per forza far seguire un tampone nasofaringeo. Chiarissimo. Che cosa succede però al secondo pezzo? Che adesso bisogna usarlo questo strumento semplice. Per usarlo significa che devi andare nelle scuole, se il mondo scolastico è il mondo di riferimento che abbiamo deciso di testare, devi andare nelle scuole e su base settimanale, quindicinale o mensile, somministrarlo. Significa organizzare queste attività. Al momento non abbiamo questa parte di informazione, o almeno io non ho questa parte di informazione. Okay, abbiamo soltanto come... il fatto che è stato equiparato l'efficacia. Ok, manca il come questi test saranno realizzati nelle scuole, giusto? Rispondi Silvia? Ma no, ma il Ministero da gennaio ha dato risposta positiva a Regione Lombardia e saremo la prima regione a farla, punto. Ok. Primo. Punto secondo, no. I protocolli sanitari non li decide il presidente Fontana, ma li decide il ministro della sanità, li decide il comitato tecnico scientifico, quindi non è il compito della regione Lombardia decidere che in Italia ci siano delle equiparazioni o meno legate. Ma questo l'abbiamo detto, no, stiamo facendo una seconda cosa. Che il presidente Fontana non abbia fatto qualcosa. No, lui ha detto come saranno effettuati non questi test. Ha fatto test. Molte altre cose, ma No, da maggio si prevede attraverso i protocolli che verranno fatti con gli istituti scolastici e con tutta chiaramente la macchina organizzativa, verranno effettuati nelle scuole. Quindi deve ancora essere fatto il protocollo. Certo. Ok, quindi il come deve essere ancora stabilito. Si prevede da bel mese quindi di base. Quindi ha ragione lui. Da febbraio stiamo chiedendo questa cosa in consiglio regionale. Ma dovevi chiederlo al governo, non a noi. No. Vabbè, no, si facciano streaming nelle scuole. No, buoni, dai. Che poi è un anno che continuate a dire dobbiamo chiederlo di qua, dobbiamo chiederlo di là. Il cittadino è qua che dice basta. La Lombardia l'ha chiesta a gennaio. Se non si svegliava la Lombardia, aspettavamo le altre regioni d'Italia. Per fortuna che si è svegliata la Lombardia finalmente, perché fin qui... Va bene, dai. Abbiamo ancora tanto da dire. Io faccio i complimenti al sindaco perché in ogni caso ha avuto un'iniziativa secondo me molto d'avanguardia, in qualche modo è utile per i ragazzini e per gli studenti di Bollate che sono stati testati in maniera non invasiva, in maniera come posso dire gentile e però efficace, quindi secondo me ha fatto una buona cosa. E poi gli faccio il in bocca al lupo perché visto che i contagi ci sono ancora, no, di liberare Bollate il prima possibile dal virus. Bollate siamo in discesa esattamente come gli altri comuni della nostra zona, non so che dati guarda la consigliera Scurati. Guardi i dati, signor sindaco. Due portali differenti. No, guardi i dati, signor sindaco. Sì, com'è che, però scusate, non è che se in un comune ci sono dei positivi in più e in meno è colpa del sindaco. Cioè, no, certo, è un dato di fatto. Va bene tutto, no, però allora la Lombardia è colpa di Fontana che avevamo più positivi delle altre regioni. È giusto sapere i dati. Sì, però allora se la mettiamo in questi termini, purtroppo la Lombardia è un'ecatombe tra positivi e morti, scusate. Nessuno dà le colpe a chi governa. Purtroppo il virus non ha il colore politico. No, visto che era stata contestata la fascia rossa, dimostra che la Lombardia ha fatto molto bene, l'assessore Moratti. Credo che lei abbia qualche informazione sbagliata, io non ho contestato la fascia rossa. Guardi, io ho contestato che alla fascia rossa non sia stato conseguente una comunicazione del perché i numeri, e io le ho chieste in tutte le salse. Ma secondo il servizio noi su questa cosa. Mi stanno scrivendo che vi amate voi due. Non è un problema, non la conosco, tanto non mi conosce, quindi ma lunedì potete andare a cena insieme. Però ci sono idee ora aperte. Ecco Vassallo, bravo il mio compare. Potresti, per fare un gesto gentile, invitare la consigliera Scurati in un ristorante di Bollate all'aperto, così vi conoscete e fate amicizia. Davanti al comune, ce n'è uno bellissimo davanti al comune, l'hai visto? Bravo Jacopo, bene sindaco. Bravo, mi piace, io sono un po' buonista sotto. Ma sì, anche noi. Oh, va bene. Grazie sindaco, ti devo salutare. Grazie. Buona serata, grazie. Ciao. Buona serata. Ciao. Allora, prima di passare ai quartieri, dove sei andato? Giambellino. Vi diamo qualche consiglio su come mangiare bene. Ma sì. Ma visto che si può tornare a mangiare al ristorante. Sì. Ma mangiare bene per prevenire le infezioni, tra cui il mangiare Covid. Mangiare utilmente. Anche a tavola si previene il Covid. A tra poco.
Avvocato Bernie Fiordetti, oggi parliamo del mio libro Milano 21.0. Perché Milano? Perché Milano è il motore dell'Italia che deve rivedere una burocrazia eccessiva, causa di una tassazione altissima, imparare a gestire il fenomeno migratorio con le convenzioni internazionali, rivedere una giustizia che deve essere più giusta e ripensare a se stessa come smart city e come green city. Tutto questo è Milano 21.0. Ciao a tutti, Roberto Godieri, vi presento la mia azienda ID Group e il mio brand Electro Discount, tutto il mondo dell'illuminazione e conversione con le nuove tecnologie per la vostra auto e la vostra moto, ma anche i camion. Officina 5x3, tutto il mondo della manutenzione meccanica, automoto. Cubicatura Milano, Water Transfer Printing, Discount Gomma, tutto il settore delle gomme e l'ultimo di Pior Carlodi, il plastic vernice rimovibile. Vi aspetto sempre sui miei canali. Roberto Godieri Channel, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Ciao! Pogliani Moto non è solo moto, ma anche tutto un mondo di abbigliamento e accessori. Qui potete trovare caschi, giubbini, paraschiena, quindi protezioni, guanti, venite qui, c'è tutto. Pogliani a Sesto San Giovanni. La Serie A e la Serie B, la Champions, l'Europa League, il mercato, la nazionale. Tutto il calcio a 360 gradi e su Telenova, la stagione di Juve, Inter e Milan e non solo, le cronache delle partite vissute con il cuore dei tifosi, le voci dei protagonisti, tutte le notizie dei campi e dai ritiri, il commento delle nostre grandi firme, giornalisti, esperti e chi ha fatto la storia del calcio, ma soprattutto con voi, il nostro 12° uomo in campo, in TV ma anche sui social. Questo è Nova Stadio. Calcio a modo nostro, il calcio come piace a te. Allora, rieccoci, l'abbiamo anticipato prima, da lunedì siamo in zona gialla, si può tornare al ristorante, anche se rigorosamente all'aperto. Allora abbiamo deciso di darvi qualche consiglio su come mangiare bene, anche per avere un'alimentazione sana, sì, che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario e magari ci aiuta anche per il Covid. Lo facciamo con un noto nutrizionista che è il professor Antonino Frustaglia. Buonasera, professore. Buonasera a voi, buonasera, grazie per l'invito. Allora, che consigli di alimenti? Noi abbiamo parlato tanto qui degli integratori, soprattutto della vitamina D, ma credo che lei ci voglia parlare non solo di integratori, ma proprio di alimenti salutari per la prevenzione. Esattamente. In modo particolare io vi dirò magari qual è la sostanza dominante, perché ci sono tante sostanze nei vari alimenti, e quali sono gli alimenti che contengono principalmente quella sostanza, ma accanto ad essa anche altre sostanze. Vi faccio un esempio. Nella prevenzione, visto che si va a mangiare fuori e uno pensa alla gola e pensa anche alla salute, nella prevenzione è importante, per esempio, pensare di utilizzare degli alimenti con effetto antinfiammatorio e antiossidante. Allora, quali sono gli alimenti che possono contenere delle sostanze antinfiammatorie e antiossidanti? Andiamo a vedere, per esempio, la quercitina è uno di questi, di queste sostanze. Quercitina si chiama. Quercitina è una sostanza che, pensate, è presente nelle cipolle, nelle mele, nei capperi, ma anche presente nell'uva, nelle ciliegie, ma nello scalogno, nel cavolo, nei broccoli, nei broccoletti, nei cavoletti di Bruxelles. C'è un'infinità di alimenti vegetali. Io vi riesco va benissimo, da quello che ho capito. Il capitello tonnato. No. Capperi. Cioè, dopo cipolla, l'hai detto capperi. C'è... No. Capperi, certo, ho detto capperi. Però sì, i capperi non è che li metti solo nel vitello tonnato. No, i capperi li si possono mettere anche nella pizza, per esempio, per dirne una. Sì. Quindi c'è molto uso. Però, visto che avete parlato di vitello tonnato, adesso a parte il vitello che è la parte infiammatoria, se noi pensiamo per esempio anche alle uova, le uova sono molto meno infiammatorie, ma se noi utilizziamo il tuorlo dell'uovo, che è molto ricco per esempio di sostanze importanti come la vitamina D che avete già citato, e mettiamo dentro un bel po' di capperi, cosa succede? Che abbiamo un alimento buono, ma che ha anche questo effetto antinfiammatorio. Come vedete bisogna proprio aggiustare a tavola. Però scusi professore, per essere proprio chiari e semplici, lei ha detto che il vitello è infiammatorio, quindi vuol dire che la carne è tutta infiammatoria, cioè ci dia un consiglio, quale carne è meglio mangiare?
Brava, grazie per questa precisazione che mi permette di dire che le carni rosse e gli insaccati sono i più infiammatori, purtroppo, anche se sono piacevoli al palato, però hanno questo effetto collaterale di cui tener conto, che non vuol dire vietarli, vuol dire limitarne l'uso, attenzione, non è che sto dicendo guai a chi, dico meno ne mangiamo meglio è, però ci sono per esempio le carni bianche come la carne di pollo, e ci sono le carni di coniglio, per esempio, quelle che noi definiamo le carni bianche, che sono molto meno infiammatorie. Tra il mondo animale, il meno infiammatorio di tutto è proprio il pesce. Quindi, se noi dobbiamo fare una scelta, visto che andiamo fuori al ristorante a mangiare, per una volta concediamoci un bel pesce, dei nostri pesci che abbiamo, i nostri pesci come lo sgombro, la ringa, il tonno, la carpa, l'anguilla, il salmone, ma non disdegniamo, per chi può col portafoglio, anche mangiarsi ostriche e gamberi, perché sono tutti ricchi di vitamina D e sono non infiammatori e quindi hanno una buona azione. Tra l'altro, per esempio le vongole sono ricchissime di ferro. Perché c'è il ritorno. Qua mi chiedono le carni bianche, quindi pollo e coniglio. Pollo e coniglio è meglio del vitello? Certo. Sì, è meglio, è meglio. Okay. Per cui si potrebbe fare, per esempio, un pollo tonné, per esempio, che è comunque altrettanto godibile. Ed è una mediazione, un tacchino tonné. Guardate che se fatto bene non c'è grande differenza. Io l'ho mangiato, a parte i sofisti che magari... Buono. È vero. Senta, parliamo di cereali. Anche lei mi dirà che i cereali integrali sono meglio di quelli bianchi, presumo. Io lo spero, nel senso che sono sicurissimo. Proprio perché, ho detto prima, l'alimentazione vegetale e integrale, in questa parola integrale intendo i cereali integrali, sono l'alimento più sano per noi, il più congeniale a noi. Perché? Perché hanno dentro il germe, che ha dentro tutta la parte vitaminica e sali minerali, hanno dentro la parte della crusca, che hanno dentro sali minerali, ma hanno dentro le fibre, che noi non digeriamo bene, ma che i nostri microbi dell'intestino, che si chiama microbiota, hanno un bisogno estremo. Allora, mangiare un cereale integrale fa la differenza rispetto a un cereale raffinato di farina 00, farina 0, eccetera. Perché? Perché quelle farine sono farine povere, sono farine con, diciamo così, calorie vuote, mentre invece il cereale integrale ha dentro, accanto alla parte, tra virgolette, energetica del carboidrato, ha dentro tutta la parte di fibre, sali minerali e vitamine che accompagnano e rendono nobile questo tipo di carboidrato che viene assunto senza dare picchi glicemici, senza far innalzare la glicemia, ma lasciando bassa la glicemia. Se lasciamo bassa la glicemia rimane bassa l'insulina e noi possiamo utilizzare molto bene questi alimenti senza avere il rischio di andare incontro al diabete. Non dimentichiamo, ascolti, che il diabete interessa purtroppo una buona fetta della popolazione. Tornando appunto agli alimenti che ci aiutano a prevenire, quindi non infiammatori, sì, sulle verdure, facciamo un elenco di verdure buone, più buone, perché credo che verdure cattive non ce ne siano, però vediamo le verdure più buone. Certo. Allora, diciamo così, tutte le verdure sono di aiuto, tutte. Quelle che hanno meno aiuto sono le patate, se proprio dobbiamo fare una hit parade delle verdure, no? Però io perché lo so che nel mondo della ristorazione le patate vanno molto. Si tratta di non limitarsi a mangiare le patate solo, ma semmai si può inserire un insieme di altre verdure dove ci possono stare un po' le patate, ma soprattutto ci deve stare il cavolo, i broccoli, i cavoletti. Questi sono come dire, le verdure che dovremmo preferire, ma va bene anche l'insalata, l'indivia, ce ne sono un'infinità. Meglio cotte Lombardia o crude, professore? Meglio cotte o crude le verdure? Mi viene l'ansia. Vanno bene entrambe. È chiaro che andando incontro all'estate è meglio mangiarle sul crudo. Se però uno le gradisce cotte perché per lui sono più digeribili, vanno altrettanto bene cotte. Quindi non limitiamoci a questo. Ok, andiamo sui latticini, formaggi, latte e latticini. Sì, io prendo tutte le categorie. Certo, latte e latticini, diciamo così che per quanto riguarda la vitamina D ci può andare bene, un po' meno bene per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale. Perché? Perché un eccesso, attenzione, sto parlando di un eccesso di formaggi, quindi di latticini e di latte, ha un effetto purtroppo pro-infiammatorio per noi, un po' acidificante, quindi non è il massimo.
per cui se ne possono mangiare, ma non tantissimi, non direi di mangiare oltre le due volte alla settimana per però stare nell'ambito di una dieta in stile mediterraneo. Come... Però mi scusi, ad esempio la ricotta, sì, il quartierolo, sì, il primo sale, sì, sono formaggi magri di, sì, di cui forse si può abusare un po' di più, mentre certo che se mangio il mascarpone è un'altra cosa, gorgonzola. O il gorgonzola. Allora, attenzione. Il problema non è tanto il grasso del mascarpone, del gorgonzola, poi vi darò due paroline sul gorgonzola, non è tanto questo è una parte, ma attenzione, il problema grosso è purtroppo la caseina, che è presente sia nel formaggio fresco che nel formaggio stagionato, che nel formaggio grasso che in quello magro. La caseina purtroppo, oltre un certo livello, ha un effetto per noi tendenzialmente oncogeno, quindi è meglio non caricarci troppo di caseina. Quindi un po' di caseina il nostro corpo la digerisce bene, quindi la ricottina va bene, il primo sale va bene, però senza eccedere. Chiaro che se noi tutti i giorni non riusciamo a fare a meno di farci la grattata di grana, per quanto il grana può avere una bontà tutti i giorni, è come se tutti i giorni mettessimo dentro una quota di formaggio, che non è così salutare come il nostro pensiero collettivo ci fa pensare. Ah, okay. Quindi, tolgo la spruzzata formaggio di grana. Aspetti, prof, delle domande. Allora, domanda perdoni, da casa. Cioè, mi par di capire, questa è mia, mi par di capire che la dieta mediterranea vada bene anche come prevenzione Covid alla fine della fiera, mi par di notare. Bravissimo. Ecco, cioè per sintetizzare, così. Sì. Ok, sì, chiedono da casa. Esattamente questo, che okay, sia prevalentemente vegetale e integrale. Okay. Certo. Perfetto, da casa chiedono, a proposito di cereali integrali, possiamo chiedere al dottore, sì, se con il caldo, certo, non bisogna mangiare il grano saraceno? Non so se c'entra col Covid o meno, però non... Polenta taragna, no, pizzoccheri. Polenta taragna, credo che sia quella. I pizzoccheri, esatto, buoni. Ecco, allora... Non è possibile, attenzione, non è possibile intervenire in questo modo così parcellare su degli alimenti che sono il nostro patrimonio collettivo. Non dimentichiamoci che il grano saraceno fa parte del nostro patrimonio collettivo, soprattutto nel nord Italia, insieme a quello che una volta avevamo diffuso, che era il miglio, che adesso l'abbiamo dimenticato, lo diamo ai canarini. Ecco, attenzione, il riso integrale, il grano saraceno, il mais dal 1500 in poi, anche la nostra pianura padana ne è piena. Questi sono cereali integrali che ci aiutano e ci fanno bene sia d'estate che d'inverno. Ovvio che d'inverno ne mangiamo di più, perché chi è che vuole mangiarsi la polenta a Ferragosto? È più facile mangiarla d'inverno, però non è da disdegnare. Se è l'unica cosa che hai in dispensa, ce la fai. Senta, professore, l'ultima cosa, poi dopo magari ci colleghiamo un'altra volta, ma sì, l'ultima cosa sulle bevande alcoliche, fanno male solo al... Perché l'alcol fa male, fa ingrassare, o fa male anche per la prevenzione? Sono infiammatorie le bevande alcoliche? Dipende dalla quantità. Allora, qui vi do una battutina di questo genere. Pensate, l'uva contiene il resveratrolo, che è un antinfiammatorio molto efficace, che quindi ci viene incontro rispetto, per esempio, al Covid. Nella dieta mediterranea un bicchiere di vino al giorno è previsto, quindi va bene, soprattutto nell'uomo. Nella donna direi di stare un pochino attenti. Stare un pochino attenti nella donna. Perché? Perché le donne hanno un metabolismo leggermente diverso, per cui non dovrebbero bere tanto vino, a meno che, essendo il vino un grande disinibitorio, le donne invitate a cena al ristorante non abbiano desiderio poi di avere un incontro ravvicinato, allora va bene, se abbondano col vino sanno che dopo abbassano le difese nei confronti di un incontro ravvicinato. Professore, lei è un mito. Siamo andati anche nell'ambito sociologico. Lei è un mito, prof. No, allora io e la Silvia adesso lo sappiamo. Sì, non lo sapeva. Però il vino noi fa male. Però se vogliamo essere un po' più disinibite, ok, va bene. Chi legge di più, chi legge di meno. Concedetemi l'ultima battuta. L'ultima battuta è questa. Quello che io vi ho detto non è fonte di una mia ispirazione in una notte di mezz'estate. Attenzione, io sto ragionando sulle statistiche mondiali. E allora veniamo al nostro Covid, così avete un elemento in più su cui ragionare. La statistica dice questo: gli Stati Uniti ha avuto, e sono aggiornati ad aprile, non è che sto parlando del mese scorso,
su 328 milioni di abitanti ha avuto 57 milioni di contagiati, cioè il 17% della popolazione, e di morti 1.390.000, cioè lo 0,4%. L'Italia, su 60 milioni di abitanti, ha avuto 3 milioni e mezzo di contagiati, cioè il 6%, meno della metà degli Stati Uniti, e i morti sono stati 112.000 circa, quindi la metà degli Stati Uniti. Quindi la Lombardia... Ecco, la Lombardia, e qui credo che raddrizzate le antennine, la Lombardia su 10 milioni e 60 mila abitanti ha avuto 765 mila contagiati, quindi 7,6%, e i morti sono stati circa 32 mila, che sono lo 0,3%. Quindi noi ci poniamo un pochino peggio della media italiana, ma però stiamo molto meglio degli Stati Uniti. Ci dobbiamo interrogare. Se ci confrontiamo con il popolo di Okinawa che fa quella dieta mediterranea di cui vi ho raccontato prima, loro su 1,5 milioni di abitanti hanno avuto circa 10.600 contagiati, cioè lo 0,7%, cioè 10 volte meno che la Lombardia. E di morti ne hanno avuto 130, cioè 1.000 volte meno della Lombardia. Dobbiamo interrogarci su cosa mangiamo, perché la prevenzione noi la facciamo a tavola. Io nella pratica sto facendo questo lavoro col gruppo terapie domiciliari Covid-19, però il professor Berrino fa dei belli incontri, per esempio, per insegnare la via della longevità felice. E allora, aspetti, prof, lei mi sta mettendo troppa roba insieme. Allora, della terapia domiciliare. È più una dieta questa, cioè no, no. Sta mettendo allora, il grasso di notizie. Sulla terapia domiciliare ha trovato io faccio questa lotta da mesi, che secondo me la terapia domiciliare è fondamentale. Grazie. Quindi su con me sfonda una porta aperta. Io però adesso devo salutarla perché devo fare un altro pezzo di trasmissione. Rimaniamo amici, ci risentiamo presto se lei è d'accordo e così approfondiamo il discorso dei consigli alimentari, ok? Va bene? Perfetto, va bene. Grazie professore, a presto, buona serata. A voi, arrivederci, buona serata. Allora, adesso ci dobbiamo fermare, non mi spiace perché... No, volevo... Chiudi pure. No, sì, perché infatti volevo ringraziare anche voi, no, perché abbiamo la parte tutta dedicata ai quartieri e quindi dobbiamo congedare i nostri ospiti qui in studio. Giambellino. Dobbiamo parlare di Giambellino perché gli altri ospiti sono già arrivati e quindi dobbiamo fare la pubblicità. Allora, saluto e ringrazio Fabio Pizzul e Silvia Scurati. Ci vediamo un'altra volta. Pubblicità, risaluto il professor Frustaglia che è ancora collegato. C'è la pubblicità e poi andiamo nel quartiere del... Giambellino. Giambellino, a tra poco.